Oggi è una data storica perché finalmente partono i lavori appunto dello sfondamento a mare del sottopasso centrale di stazione e con questo intervento, dico finalmente, la nostra città ha questa ricucitura tra la sua parte storica e la marina. È ovvio adesso che questo lavoro deve integrarsi con tutto il lavoro di rigenerazione che l'amministrazione sta portando avanti sul lungomare sud, sul parco del mare sud. Quindi l'idea è quella di far sì che ci sia un nuovo Piazzale Carso che parli, dia un anticipo, diciamo, anche ai turisti, ai visitatori, di quello che si troveranno poi dopo pochi passi nel nuovo lungomare riqualificato, e quindi anche questo parco piazza, come dire, sarà ispirato alle linee guida che hanno fatto sì che sia atterrata la progettazione, no? Mirale Stagliabue del Parco del Mare Sud, quindi con sardine, con isole gioco, con aree attrezzate per riposarsi e attendere magari l'arrivo di un treno proprio all'aria aperta in un ambiente accogliente, sicuro, illuminato e funzionale. Ci occuperemo anche della riqualificazione delle vie che alle mie spalle conducono al lungomare, quindi penso ad esempio a via Trento e Trieste piuttosto che via Veneto, tutte le vie che da qui conducono appunto alla marina. Sottopasso del Grattacielo, quest'anno proprio partiranno i lavori sempre a carico di RFI per migliorare e rifunzionalizzare gli accessi sia lato mare che lato monte, che adesso presentano delle criticità sia per chi ha le valigie ma per anche chi ha le carrozzine, i bambini, le biciclette, quindi sarà creato un nuovo modalità di accesso sia lato mare che lato monte che consenta anche di muoversi appunto in bicicletta e con i bagagli e invece terminati i lavori di sfondamento del sottopasso centrale partiranno dei lavori per la realizzazione di un nuovo sottopasso nel parco Ausa, diciamo in adiacenza a quello esistente ma più lato stazione, con un'ampiezza praticamente il doppio di quella esistente. Sappiamo che quel sottopasso ha delle criticità, no, di commistione tra pedoni, ciclisti, è troppo stretto per tutta la gente che si sposta lungo quell'asse, quindi sarà realizzato un nuovo sottopasso con delle ampiezze giuste per separare anche i flussi dei pedoni e dei ciclisti.